Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Qui ho il computer dove ho preparato il template per il programma Tier List e andremo a vedere insieme i libri che ho letto nel 2021, quindi tutti i libri che ho letto nel 2021 e andremo a posizionarli nella Tier List appunto per dare loro un giudizio. Lo faremo insieme. Adesso io registrerò lo schermo del computer, quindi sparirò e mi ridurrò in un angolino in basso a destra per voi, penso, e vedrete appunto la tier list che io ho creato e andremo a giudicare insieme i libri che ho letto nel 2021. Li ho messi un po' in ordine sparso, quindi non andrò in ordine cronologico di lettura, così ripercorriamo un pochino insieme i libri letti. Ovviamente non starò lì a soffermarmi tanto. Voi sapete che tutti i libri che io ho letto durante l'anno li trovate sul mio canale. Se volete cercare un libro specifico perché magari non vi ricordate come ne ho parlato o vi siete persi la recensione, vi basterà digitare il nome del libro, per esempio, che ne so, Via col vento, Via col vento, le pagine di Leda. E YouTube dovrebbe, se funziona correttamente, mostrarvi il video in cui parlo di quel libro specifico che vi interessa. Ok, adesso voi dovreste vedere nello schermo quello che vedo io, quindi questo grande template nero dove ho messo una serie di giudizi che ho deciso io. Quindi ho messo come primo posto Stupendo per gli amanti degli anni 90, Top of the Pops, che era una trasmissione musicale molto carina, poi Una grande scoperta, poi Molto bello, quindi un libro bello che non è stato questo colpo di fulmine, questa meraviglia, ma comunque un libro molto bello. Carino, ma potevo usare di più, quindi quel libro che sì, non è stato brutto, però gli mancava un altro sprint. Peccato, bel potenziale, ma sprecato, perché capita che un libro dici, Madonna, ha una bella atmosfera, bei personaggi, però peccato. Quindi non lo bocci completamente, salvi qualcosa, ma non tutto. E poi ultima posizione, decisamente no, quei libri nei quali io non riesco a salvare nulla. Come vi dicevo, tier list me li ha messi in ordine sparso. Vedete qui che ci sono tutti i libri che io ho letto l'anno scorso e adesso andiamo a metterli giù insieme. Allora, partiamo da L'abito da sposo di Pierre Lemaitre. L'abito da sposo di Pierre Lemaitre è un libro che a me è piaciuto tanto e io sono indecisa se metterlo Molto bello o Una grande scoperta. Wow! Ecco, già siamo in difficoltà perché vorrei metterlo qua in mezzo perché ha un bellissimo twist a metà libro, quindi è uno di quei thriller che ha veramente un bel twist che non ti aspetti. Cioè, la prima parte è lenta, però è volutamente lenta perché ti sta ingannando l'autore. Ti sta portando vicino al precipizio e tu non lo sai, lo segui un po' così trasognata e non sai dove ti sta portando. Tra l'altro sembra la classica storia trita e ritrita di una protagonista che ha vuoti di memoria, quindi il classico escamotage usato per giustificare certe scelte narrative. In realtà poi tutto si spiega, tutto ha un senso, quindi e quindi non lo so, e quindi non lo so, lo metto qua, lo metto qua. Poi L'ora di Agatha invece è bellissimo, quel titolo non si legge bene, ma ve ne ho parlato sia nei preferiti sia nelle letture dell'ultimo periodo, perché è uno dei libri che ho letto a novembre, quindi lo trovate tra gli ultimi libri. L'ora di Agatha è stupendo, non mi aspettavo potessi piacermi così tanto. È un libro di Iperborea, è una storia toccante, ma è una storia non di quelle che ti fanno piangere, ti portano a una commozione forzata. È una storia che ti fa riflettere, malinconica. Direi che malinconica è proprio il termine più adatto. Bello, però bello, è sicuramente uno dei libri più belli che ho letto quest'anno. La favola di Amore e Psiche lo metterei qui. Molto. Gli stacca lui, sì. Molto bello, è una storia che io conoscevo a sommi capi, non l'avevo mai letta, in questo caso l'ho ascoltata con l'audiolibro di Audible e mi è piaciuto un sacco. L'esperienza dell'audiolibro in particolare con questo libro mi è piaciuta tanto perché solitamente in audiolibro hai un narratore che legge tutta la storia e fa anche le varie voci dei personaggi. In questo caso ci sono narratori diversi che raccontano la storia, che la leggono. E ci sono anche delle musiche, degli effetti speciali quando parlano gli dèi, che senti proprio riecheggiare la voce degli dèi. Veramente bello. Se avete occasione di ascoltarlo su Audible, secondo me merita veramente tanto. E ci siamo, arriviamo, lo sapete già, il primo grande no, cioè Anna di Amanniti. Non c'è stato amore, è il secondo libro che leggo di Amanniti, però decisamente non è un autore che fa per me. Questo libro l'ho trovato lento, inconcludente, parti che secondo me sono totalmente inutili ai fini della storia, quindi proprio un grande no.
Anna di Amollea è sempre un po' come tornare a casa perché i personaggi, la storia, Marilla, Anna, Diana, queste grandi campagne canadesi in cui ti perdi, è proprio respirare. Anna è il secondo libro della saga di Anna dei Capelli Rossi. Tutti conosciamo la storia per il primo libro perché ne hanno tratto anche la serie animata. In realtà la storia l'autrice l'ha continuata anche per svariati anni dopo, infatti qui Anna è più grande, ha 17 anni, insegna ad Avonlea e quindi andrete a conoscere quello che è poi il futuro rispetto alla serie animata, però molto bello, è sempre un po' come tornare a casa. E metto qui anche Anya e il suo fantasma, che è una storia che è tutt'altro che scontata perché parla di bullismo, parla di preadolescenza, anzi perché è una ragazzina delle medie che ha origini russe e che ha fatto di tutto per perdere il suo accento, per non essere discriminata dai compagni e sentirsi a tutti gli effetti un'americana come gli altri. E quindi si vergogna della madre, della sua famiglia che ha invece ancora origini russe molto marcate. E lei conosce questo fantasma perché cade in una buca dove c'è uno scheletro e c'è questa ragazzina che diventa sua amica, però non è tutto come sembra, c'è questo lato creepy che secondo me, essendo un libro destinato ai ragazzi, perché dagli 11 anni in su, questo lato creepy lo rende ancora più ammaliante per magari un giovane lettore, quindi veramente bello, ve lo consiglio. L'Arminuta, lo metto sempre qua, li sto mettendo tutti qua. L'Arminuta mi è piaciuto molto. Non da strapparmi le vesti, infatti lo metto come un libro molto bello. Ho differenziato un po' gli due, non so se ho fatto bene a differenziare le due sezioni, beh, comunque lo metto su un libro molto bello appunto perché mi ha colpito il personaggio principale, mi ha colpito la storia e il legame che si crea anche con la sua madre originale, naturale, non originale, perché la storia è quella di una ragazzina che da un giorno all'altro viene a sapere che i suoi genitori non sono i genitori naturali, ma che una zia che aveva, quella che lei considerava una zia comunque che aveva tanti figli, l'aveva data a questa coppia di parenti che non poteva avere figli. Da un giorno all'altro lei viene rispedita a casa dai suoi genitori naturali senza sapere appunto perché. Quindi passa anche da una situazione di agio, perché i suoi genitori adottivi erano comunque benestanti, a una situazione invece di estrema povertà. E questo secondo me è reso benissimo, ed è reso benissimo la differenza con i suoi fratelli e il rapporto con la madre naturale. È uno di quei libri che è un libricino, quindi lo leggete anche velocemente. Io ve lo consiglio, anche se appunto non mi ha fatto stracciare le vesti. La bambina che vuole fermare il tempo. Questo invece lo metto qui. È un libro che a me non è piaciuto, non ho capito. Sono arrivata alla fine della storia chiedendomi ma, cioè, che cosa ho letto? Quindi, no, decisamente no. In questo caso è la storia di una ragazzina che viene trovata dalla polizia in un piccolo paese. Lei non si ricorda nulla del suo passato, è da sola con un secchio vuoto accanto. Viene portata alla stazione di polizia dove si cerca di capire chi sia, da dove provenga, ma non vengono a capo di nulla e viene lasciata un po' a se stessa in un orfanotrofio dove lei cerca di diventare invisibile in modo che nessuno si aspetti nulla da lei. Ovviamente alla fine c'è la spiegazione, però a parte essere molto lento e molto pesante anche nella lettura, nello stile, io veramente sono arrivata alla fine e non ho capito cosa l'autore, l'autrice volesse dirmi, quindi no. Non ti faccio niente, invece questo sì lo metto qua, perché La Barbato è stata una grandissima scoperta. Io sono sempre molto diffidente verso gli autori italiani, specialmente di thriller, perché ho sempre un po' la paura di trovarmi davanti ad un poliziesco anni 90. Invece in questo caso mi sono dimenticata di essere davanti ad un'autrice italiana a pagina 3. Lei è bravissima nella narrazione, ma soprattutto è bravissima a scavare dentro i personaggi e a far diventare umani tutti i personaggi. Quindi tu non hai il cattivo così buttato là fine a se stesso per essere l'antagonista, ma hai un cattivo, tra virgolette, che non è cattivo. Quindi hai un cattivo che ha delle ragioni con il quale arriverai ad empatizzare, e con il quale arriverai anche a commuoverti. Quindi tu proverai un sentimento di compassione anche per quello che è il cattivo della situazione. E lei è bravissima anche perché appunto non ti spiega così in 2 secondi la storia del cattivo, momento di spannung e chiusura della narrazione. Per 50 pagine lei arriva a portarti nella vita di questa persona con la quale arriverai ad empatizzare. Straordinaria. Della Barbato sicuramente io recupererò altro. Blu lo metterei qua. Ma è un libro carino, poteva però usare di più, manca qualcosa. È la storia di una ragazza
che cerca nell'arte un po' la sua via di fuga, in particolare una forma di arte molto particolare che non mi ricordo come si chiama, però non lo so, mancava qualcosa secondo me proprio per essere ancora più apprezzato. La città dei vivi di Nicola Lagioia, che qui vado diretta su Stupendo perché è un libro, cioè, meraviglioso. Nicola Lagioia ha fatto un lavoro immane, è un libro che si trova a metà tra il reportage giornalistico e insomma, il libro di narrativa vero e proprio. Lui ricostruisce un fatto di cronaca degli ultimi anni di cronaca nera e lo ricostruisce in una maniera incredibile perché mette insieme pezzi di interviste di giornali, di chat, di forum e quindi fa questo collage senza mai farti avvertire di essere davanti ad un collage, ma dando proprio lo stile, la narrazione del romanzo. E anche dal punto di vista stilistico ha una penna che è straordinaria perché ci sono delle scene, delle immagini di Roma che sono da pelle d'oca. È bravissimo, veramente un libro stupendo. E anche questo io lo metterei qui. Colpisce il tuo cuore di Amelino Tombe. È stata una grandissima scoperta. Autrice che io non conoscevo, ne avevo sempre sentito parlare come di un'autrice molto particolare, molto controversa, molto provocatoria e devo dire che mi sono ritrovata in tutte queste descrizioni. Lei è in assoluto, insieme ad Agatha Christie, una delle autrici più particolari che io abbia mai letto. Estremamente provocatoria, particolarissima. Questa storia che è raccontata con il ritmo quasi di una fiaba, ma che in realtà è crudelissima. In questo caso colpisce il tuo cuore la storia di una ragazzina di 15 anni, 15-16 anni, che era la ragazzina più bella della scuola, la più amata, e lei viveva di questa ammirazione che avevano gli altri, finché un giorno resta incinta e non era nemmeno così innamorata del ragazzo dal quale aspetta un bambino, ma l'aveva scelto solo perché era il ragazzo più desiderato della scuola, quindi per alimentare ancora di più l'invidia delle altre persone della quale lei si nutriva. E questa bambina che nascerà però le toglierà tutta questa attenzione che si riverserà sulla bambina e lei arriverà in qualche modo ad odiarla. E c'è questo rapporto freddo, distaccato della madre che da lettrice, da mamma, mi ha fatto veramente soffrire. E seguirete poi questa bambina nella sua crescita, diventerà un medico e vedrete come il rapporto con la madre poi arriverà comunque a condizionare sempre la sua vita. Ma questa madre poi avrà anche altri figli, ma non tratterà mai questi figli male come ha trattato la prima. Bellissimo. Anche in questo caso, se non la conoscete, Amelino Tombo è assolutamente un'autrice da scoprire. Cortesie per gli ospiti. Allora, questo è difficile, non so se metterlo qui o qui. Cortesia per gli ospiti lo metto qua, dai. Allora, McEwan sapete che è uno scrittore di quelli che ti accompagna per un po' e poi ti dà la coltellata finale quando non te lo aspetti. L'ha fatto con Espiazione e anche qui non è da meno. In questo caso non sapete dove siete, in realtà non viene mai detto esplicitamente il nome della città, ma vi viene descritta così bene che è inevitabile pensare comunque a Venezia. Quindi siamo a Venezia, una coppia di amanti, di sposi, mi sembra che sia luna di miele, se non ricordo male. E incontrano questo signore distinto e molto singolare che incontrano in un locale e inizierà a cercarli a parlare loro, ma loro vivono in una sorta di noia, di momenti di tempo ovattato, noioso, e l'unico momento in cui fuggono un po' dalla noia è proprio quando incontrano quest'uomo così particolare. Come tutti i suoi romanzi, da quanto ho capito, quello che vedete non era esattamente quello che è in realtà. Quindi anche qui ci sarà un twist pazzesco alla fine che insomma non è proprio così leggero. Poi i Demoni di Woken Heights, invece sapete che lo metto qua in alto, è stata una grande grande scoperta. Non mi aspettavo anche in questo caso che il libro potesse piacermi così tanto. L'ho letto sotto il periodo di Halloween e è stato un romanzo perfetto per quel periodo perché è un romanzo dalle atmosfere gotiche senza però spaventare. Quindi se volete un bel libro con queste atmosfere un po' cupe, gotiche, ma che non fa paura, questo è perfetto. Ed è la storia di una storia ambientata in realtà all'inizio del 1900, quando uno storico molto importante esce di casa e uccide la prima persona che gli capita a tiro. E l'unica testimone di questo omicidio è sua figlia. A distanza di svariati anni, quando ormai questa figlia è vecchia, una giornalista vuole ricostruire questo fatto di cronaca e quindi andrà a casa di questa ragazza e arriverete quindi a ricostruire tutto quello che è successo attraverso soprattutto i diari di
di quest'uomo che ha commesso questo omicidio e che poi ha passato il resto della sua vita in manicomio a dipingere creature demoniache. E la cosa bella è proprio che voi leggete i diari di quest'uomo, quindi potete rendervi conto dalla sua, entrando nella sua testa, come fa una persona a cadere nell'abisso della follia, quindi manie di persecuzione, follia umana. Anche questo è stupendo, tutt'altro che scontato, ed è bellissimo. Ne ho già parlato tanto, quindi non mi dilungherò, però è bellissima la ricostruzione storica che ne fa l'autore. Mi sembra che sia un autore, e soprattutto della condizione femminile delle donne in quel periodo, e ti mostra proprio come erano considerate le usanze, le superstizioni. Fa una ricostruzione storica che è eccezionale, veramente bellissimo. Dolci Tenebre è un libro particolare, per questo lo metto qua, non mi sento di metterlo più in alto. È un libro che io non consiglierei a mani basse perché è davvero particolare, uno di quei libri che dovresti leggere forse 10 volte per arrivare a capirlo bene e completamente, e forse non lo capiresti ancora. È uno di quei libri che si presta benissimo per i gruppi di lettura perché ne puoi dare interpretazioni diverse. È una graphic novel gigante, grande così, qua non ce l'ho, cioè ce l'ho, dovrei cercarla. È una graphic novel gigante e ha questi toni freddi che si alternano a toni invece fiabeschi, gioiosi, allegri. Qui ci sono questi piccoli personaggini, quasi degli elfi, che fanno delle cose terrificanti. Che in realtà non sono degli elfi, capirete poi cosa sono. E all'inizio, nella prima pagina, vedete che questi personaggi escono dal cadavere di una bambina abbandonata in un bosco. Ok, poi andiamo avanti con Dove soffia il vento, e anche questo lo metterei qua. Ero un po' indecisa, ma lo metto lì. È la storia, anzi la biografia di Elizabeth Cochrane, che in realtà era conosciuta come Nellie Bly, ed è la storia della giornalista che ha cambiato la storia del giornalismo. Lei si è presentata alla porta di un giornale di New York dicendo di voler lavorare come reporter, e mai si era sentita un reporter femmina. Un reporter donna in quegli anni, e siamo prima della prima guerra mondiale, e lei non voleva solo raccontare quello che gli altri volevano far vedere, quindi fare delle interviste, lei voleva raccontare quello che succedeva davvero, e quindi ha fatto diverse grandi, grandi cose, nel senso che si è per esempio finta una malata mentale per essere rinchiusa all'interno di un manicomio femminile e poter raccontare quello che davvero succedeva in quel manicomio. Quindi non è andata a intervistare il responsabile del manicomio, ma è andata dentro il manicomio fingendosi una malata mentale. È stata la prima reporter donna ad andare in trincea durante la prima guerra mondiale. Ha fatto il giro del mondo in meno di 60 giorni per sfidare il romanzo di Jules Verne. E anche in questo caso la ricostruzione storica che viene fatta è stupenda. Eleanor Oliphant sta benissimo, io lo metterei qua. È un libro particolare. Inizialmente non ho avuto grande empatia con la protagonista, ho faticato ad apprezzarla, a entrare in sintonia con lei. Più però vai avanti con la storia, più riesci a comprenderla, riesci a capire che cosa è successo e perché lei si comporti in un determinato modo. È una donna che ha delle cicatrici sul viso, una donna che ha un passato che voi non conoscete e che riceve una volta alla settimana la telefonata di sua madre dalla prigione, una madre che le vomita addosso tutto l'odio, tutta la rabbia, e arriverete anche qui a pensare di aver capito tutto fino alla fine per arrivare poi al colpo di scena finale che io non avevo intuito manco di striscio. Quindi molto carino, queste sono state invece le classifiche, non so quanto tempo, io mi sono decisa a leggerlo quest'anno. Follia, senza ombra di dubbio, va nel Top of the Pops, romanzo stupendo che racconta la storia di questa donna che era la moglie di un psicoterapeuta di un manicomio, abitano vicino al manicomio in cui lavora il marito e lei si innamora di un paziente, ma non di un paziente normale perché questo è un manicomio criminale e il paziente del quale si innamora è un terribile uxoricida che ha ucciso brutalmente la moglie. E anche qui entrerete nella mente di questo folle, ma vedrete questo amore che non è un amore, non è un normale innamoramento, ma è una ossessione morbosa, carnale, letale. E in questo caso io non sono mai riuscita a perdonare la protagonista femminile per quello che ha fatto, cioè mettere sempre prima i suoi sentimenti rispetto a quelli del figlio. Ma al di là di questo è un libro stupendo, è stupendo per la narrazione, per la storia, per il punto di vista, perché è raccontato dal punto di vista di un altro dottore e quindi non vi viene solo raccontata la storia, ma vi viene anche fornito un quadro clinico di quello che sta succedendo. Ed è meraviglioso il finale dove ti fa vedere che un pizzico di pazzia è presente in ognuno di noi. Stupendo.
Il grande mare dei Sargassi invece lo metto qua, veramente un peccato, mi aspettavo grandi cose perché è un libro in cui l'autore vuole in qualche modo riprendere il personaggio di Jane Eyre, quello un pochino più creepy, e ricostruire la sua storia. Mi aspettavo davvero tutt'altro, quindi mi aspettavo una donna che cade lentamente nella follia. In realtà il romanzo è lento e procrastinante, ho sempre avuto la sensazione che l'autore non sapesse di cosa parlare, cercasse di riempire un grande vuoto. E arrivi alla fine e non ti è rimasto niente. La figura anche del protagonista maschile è molto diversa rispetto a quella di Jane Eyre, più egoista, più fastidioso. È un romanzo che proprio non mi è piaciuto, è stato un grande, grande no, ed è veramente un peccato perché mi aspettavo comunque molto di più. Io questo l'ho messo perché l'ho letto, però è un libro di poesie e per quanto mi riguarda non è classificabile perché le poesie sono una cosa talmente intima e personale che raccontano qualcosa diverso ad ognuno di noi, quindi io lo metto qui, però sì, non è classificabile per quanto mi riguarda. L'ipotesi del male lo metto qua. Carino, però non è stato a livello del suggeritore. In realtà inizialmente mi sembrava veramente una brutta copia del suggeritore, no, una brutta copia no, però un po' una ripetizione del suggeritore. In realtà poi Silvia mi ha fatto notare come sia un unico libro in realtà, che è stato diviso in due libri, quindi la storia è un po' una continuazione, un secondo tempo del suggeritore, quindi i meccanismi, lo stile narrativo e proprio il meccanismo letterario, diciamo così, viene a ripetersi. Quindi questa serie di omicidi compiuti da persone diverse che sono manipolate da un suggeritore, da un'altra persona. Viene un po' a ripetersi tutto questo che tutto il gioco che lui ha strutturato nel primo libro viene a ripetersi nel secondo. Come sempre, tu arrivi alla fine, all'ultima riga, e Carrisi ti fa cadere la mascella, e anche in questo caso non fa differenza. Poi abbiamo questo: questa è La vendetta di Agatha Christie, che metto qui. In questo caso è una raccolta di racconti. Se avete letto Trilogia della città di K, sapete cosa potete aspettarvi da Agatha Christie, è un'autrice estremamente particolare, è una di quei racconti in cui tu lo devi rileggere perché non sai cosa ti sta dicendo, e ogni parola è studiata, è pesata. Io ve l'ho fatto vedere su Instagram, siete impazziti perché si presta a varie interpretazioni, però nello stesso tempo sembra che nessuna vada bene. È machiavellica, lei è machiavellica e fantastica. La spinta io lo metterei qua, cioè è stata una grande scoperta perché è un libro anche in questo caso che affronta il tema della maternità in modo singolare, in modo diverso nel modo in cui viene affrontato solitamente. In questo caso la storia si apre con una mamma che guarda dalla macchina parcheggiata fuori da casa sua figlia, quella sua nuova famiglia, quindi il padre e la nuova moglie. Una figlia con la quale lei non ha mai avuto empatia, non c'è mai stato feeling. Lei l'ha odiata fin dall'inizio perché ha cambiato la sua vita. Lei non era più una donna, ma era solamente la madre di. E quel rapporto idilliaco, quell'amore idilliaco che tutti le avevano descritto, lei non l'ha mai provato. Quindi quell'idillio post-parto lei non l'ha mai avuto. E voi, per tutto il libro in cui vi viene raccontata la storia dal punto di vista della madre, vi chiedete se quello che state leggendo sia vero, ossia frutto dell'immaginazione di una donna malata di depressione postpartum. E vi dico che alla fine tutto vi verrà svelato, ma io vi chiedo, siete pronti per saperlo davvero? Il libro è veramente bello, anche in questo caso ha la cadenza di un thriller, quindi uno di quei libri che tu non riesci a mettere giù. Oh, storie delle mie vite, mi pare che sia titoli così, l'ho già venduto, l'ho venduto il giorno dopo che l'ho terminato. È un libro che ho fatto una fatica immane a leggere, lento, noioso. E io mi ero avvicinata perché l'avevano descritto come un libro estremamente commovente e le ultime 50 pagine, come vi stavo dicendo, le ultime 50 pagine secondo me sono inaffrontabili per un genitore. Io ho voluto venderlo subito proprio per non averlo davanti agli occhi e non ricordarmi quello che era scritto nelle ultime 50 pagine, per quanto mi riguarda inaffrontabili. Poi Lock and Key io metto molto bello, qui vi li ho messi tutti insieme per non giudicarli uno alla volta, se no non finiamo più. È una serie di graphic novel, hanno fatto anche una serie TV, quindi sicuramente lo avete sentito nominare. È una serie TV horror, direi horror fantascienza, molto carina, non mi ha fatto stracciare le vesti, però insomma molto carina, diciamo così. Loro di Roberto Cotroneo, anche questo io lo metterei qui.
È un horror che fa l'occhiolino un po' a Giro di Vite e vi dico che a me Giro di Vite non è piaciuto, mentre questo mi è piaciuto molto molto di più. È una storia che ha un ritmo estremamente classicheggiante, vittoriano, e anche qui voi seguite la storia di questa governante, una ragazza che prende servizio in una grande villa alle porte di Roma e inizia a vedere delle cose strane all'interno della villa. È la governante di due gemelle e l'istitutrice, più che governante, di due gemelli, Lavinia e Lucrezia, che sono due ragazzine però molto particolari, estremamente dotate, ma estremamente particolari. E voi seguirete le vicende di questa storia fino ad arrivare ovviamente alla spiegazione finale di tutto quello che lei vede, tutto quello che le succede, e anche qui c'è un twist che secondo me non è niente male. Poi Natale coi fantasmi, Natale coi fantasmi, anche qui un bel libro che si può apprezzare durante il periodo natalizio, dove non solo le storie di Natale ma anche quelle di fantasmi sono molto apprezzate, lo sappiamo da Dickens, e anche questo non fa eccezione perché lo stile è un po' quello, quindi una storia di fantasmi che però non fa paura. Anche in questo caso è bella l'atmosfera, sono molto carine le storie perché sono storie di autori diversi, autori e autrici diverse che hanno già nel loro background storie che comunque hanno un'atmosfera decisamente creepy, dark, inquietante, e in questo caso tu puoi passare quindi da un genere, da uno stile, più che da un genere, da uno stile, da una prosa all'altra, quindi a stili comunque molto diversi. Carino da leggere sotto le feste di Natale. È nato da nessuna donna, invece lo metto qua. Perché? Perché la storia è molto carina, però troppo. Troppo violenza, troppo inverosimile in certi punti, e adesso fatico a ricordare perfettamente come si sviluppavano le vicende, perché c'era questa ragazzina che viene venduta dal padre a una famiglia e viene venduta perché la madre di quest'uomo voleva che quest'uomo potesse avere comunque degli eredi. Lei viene messa in catene. È tutto troppo, il fatto che il padre la venda, che poi lei venga messa in catene, che venga richiusa in questa specie di manicomio, che nessuno si accorga, che nessuno protesti, troppo, troppo inverosimile. Per quanto sia scritto bene, quindi che ti invogli andare avanti a leggere, che la storia sia interessante, però troppo, troppo, ci sono delle cose che non, che mi stonavano. Nel paese delle ultime cose invece di Oster è stata una grande scoperta. Io non avevo mai affrontato Paul Oster, ho deciso di iniziare con questo libro che è un distopico bellissimo, brevissimo anche tra l'altro, e racconta la storia di questa ragazza che parte da, se non ricordo male, l'Inghilterra. Ok ragazzi, ho fatto una pausa, ho messo la telecamera sotto carica e ripartiamo da Paul Oster che ho messo sulla seconda sezione, praticamente una grande scoperta. È il mio primo approccio con Paul Auster, un autore che volevo affrontare da tanto tempo, e ho deciso di iniziare da questo distopico, Nel paese delle ultime cose, che è una storia ambientata in una terra che non viene mai nominata. La protagonista parte da Londra e si avvia verso questo territorio in cui ogni giorno sparisce qualcosa. È un romanzo distopico, è una sorta di dittatura, ricorda un pochino Cecità, quindi come davanti a certe situazioni l'uomo riesca a tirare fuori il peggio di sé. Lei parte per questo paese da cui nessuno fa ritorno per cercare il fratello, che era un giornalista inviato che è sparito nel nulla. È un libro molto sottile, si legge veramente velocemente, ma ha un sacco di riflessioni sulla vita, sul senso della vita. È veramente bellissimo, veramente una penna che sicuramente voglio riscoprire. Piranesi, Piranesi anche questo, io lo metto proprio su una grande scoperta perché è un libro che non mi aspettavo. È un fantasy, ma è diverso da qualsiasi fantasy voi abbiate mai letto. Ne avete sentito sicuramente parlare, è stato uno dei libri più chiacchierati del 2021. È un fantasy psicologico, ecco, se io dovessi descriverlo, lo descriverei come un fantasy psicologico. È la storia di quest'uomo che si fa chiamare Piranesi, che vaga in questa villa immensa che non è in realtà. Sembra non avere un inizio e una fine, vaga per queste grandi sale in un mondo che non si capisce che mondo sia, e in queste sale lui ammira la bellezza delle statue, delle colonne, ci sono stanze a cielo aperto, stanze immerse nell'acqua e lui cerca di procacciarsi da vivere e nonostante questo lui annota tutto nei suoi diari e ammira la bellezza appunto di questo luogo. Una volta alla settimana si trova con questa persona che non si sa bene chi sia, però è molto diversa da lui, una persona distinta, sempre molto elegante,
che si trova con Piranesi una volta alla settimana e gli chiede che cosa ha scoperto durante i suoi viaggi, le sue perlustrazioni. E mentre questa persona, nonostante sia diversa da Piranesi, che quindi abbia un abito elegante, mentre i piranesi non ha neanche le scarpe, lui non riesce a vedere la bellezza del mondo come l'avete i piranesi. È un romanzo fortemente metaforico che ha diversi richiami, anche in questo caso al modo di vedere le cose, al modo di vedere la vita, al passato, agli scheletri che ognuno di noi ha e porta con sé e che deve affrontare. Anche in questo caso è un libro che io mi sento di consigliarvi perché è davvero originalissimo, particolare e diverso da qualsiasi cosa abbiate letto. La prima verità, se avete visto il video sui libri preferiti dell'anno, sapete che La prima verità è il libro più bello che ho letto nel 2021, quindi sicuramente va in prima posizione. È un libro straordinario, uno di quelli che ti lasciano un segno, ti lasciano una cicatrice. Simona Vinci fa un lavoro immenso nel ricostruire quella che era la situazione dei malati mentali prima della legge Basaglia e lo fa prendendo come riferimento l'isola di Leros, che era un'isola della Grecia che era conosciuta appunto come l'isola manicomio, dove in realtà non venivano deportati solo malati mentali, ma anche persone scomode, personaggi politici, filosofi, non so, figli legittimi, quindi persone che venivano portate su quest'isola e che non facevano più ritorno e che lentamente impazzivano. Ci sono personaggi immensi, io mi ricorderò sempre il personaggio di Teresa e c'è una scena in particolare che, anche se non l'hai vista, io l'ho vista, cioè, anche se non si vede, comunque si vede. È uno di quei libri davvero che ti lasciano un segno, ti lasciano una cicatrice. Il Regno Capovolto, questo sapete, lo metto qua. Il Regno Capovolto è un fantasy, ma in realtà siamo nell'ambito del realismo magico perché prende una storia vera, cioè la storia della sorella di Mozart. Tutti conoscono Mozart, ma nessuno sa che Mozart aveva una sorella. E una sorella che era talentuosa almeno quanto lui, però all'epoca le donne non potevano comporre, potevano solo suonare. La composizione era un lavoro riservato esclusivamente agli uomini, per questo sua sorella è caduta completamente nell'oblio e appare esclusivamente in certi ritratti artistici che erano dedicati alla famiglia di Mozart. In realtà, molte delle composizioni di Mozart hanno delle parti scritte in caratteri diversi e molti studiosi hanno dichiarato che questa scrittura che si affianca a quella di Mozart sia appunto quella della sorella. In questo caso, l'autrice ha voluto raccontare la vita di Mozart perché tutto quello che è narrato nella storia, io sono andata a cercarla perché non conoscevo i dettagli della sua vita, o meglio della sua infanzia, è tutto realmente accaduto e lei ovviamente ci mescola un elemento magico che dà un senso a tante. Che in qualche modo si dà un senso a tante cose che sono successe alla vita di Mozart. Fa un lavoro meraviglioso, un libro veramente anche in questo caso non mi aspettavo che potesse piacermi così tanto. E anche la scrittura, bellissimo, veramente bellissimo. Sette brevi lezioni di fisica, e anche questo lo mettiamo qui. Carlo Rovelli, il primo libro che io leggo di Carlo Rovelli non sarà certamente l'ultimo. Voi sapete quanto io subisca il fascino dell'astronomia, della fisica, delle scienze. E Carlo Rovelli è un fisico, un divulgatore scientifico, un accademico. Lui in questo libro riesce ad affrontare argomenti che solitamente sono inaccessibili per la stragrande maggioranza delle persone che ovviamente non sono del settore, come non so, la teoria dei quanti o i buchi neri, e lo fa in una maniera estremamente semplice, rende la scienza qualcosa di semplice, alla portata di tutti. E in questo caso è affascinante, cioè leggere questo libro è come alzare gli occhi al cielo ed riuscire a vedere un pizzico del mistero del mondo. Bellissimo. Il Signore delle Mosche. Questo invece devo metterlo qua. Devo metterlo qua perché non mi è completamente dispiaciuto, ma mi aspettavo che mi piacesse di più. Uno di quei libri che personalmente leggo, capisco perché possa essere diventato un classico, ma nello stesso tempo non mi ha lasciato niente. Sono arrivata alla fine del libro e ho detto sì, ok, va bene, ma non mi ha lasciato niente. È la storia di un aereo che precipita, un aereo pieno di studenti delle scuole medie, più o meno precipita su un'isola deserta e questi ragazzi che fuggono da una guerra, vivendo su quest'isola si devono dare delle regole, devono creare una sorta di società, quindi anche di gerarchia. Arrivano quindi a cercare di organizzarsi, ma poi in realtà, l'aspetto più primitivo e, terribile dell'essere umano viene ad emergere.
e si dividono in due gruppi, un gruppo molto più aggressivo, arriveranno a esserci degli atti molto forti e molto violenti, però devo dire che non è uno di quei libri che mi ha lasciato qualcosa, quindi non posso dargli più di questo. Ah, ho messo due volte la spinta, questo l'ho già messo. Allora, sto pensando di finirla qui. Sto pensando di finirla qui, qualche sono in difficoltà perché è un libro veramente particolare. Lo metto qua. Lo metto qua perché non posso dargli di più, ma non posso neanche dargli di meno. Sto pensando di finirla qui, è un libro che tu lo leggi e non sai che cosa stai leggendo fino alla fine. In questo caso mi ha aiutato molto parlarne anche con un'amica, cioè con Tania, che mi ha permesso di focalizzare meglio il punto del libro. Lei era riuscita a capire subito dove sarebbe andato a parare. Io non ci ho capito niente fino alla fine, cioè non ho minimamente capito cosa stava succedendo e che cosa stavo leggendo. Perché il libro si apre con questa coppia che va a conoscere i genitori di lui. Di lui, mi sembra. E c'è questo lungo viaggio in macchina, durante l'inverno, quindi la strada ghiacciata, la neve, ed è tutto strano. Cioè, è tutto stranissimo, la storia è strana, l'atmosfera è strana, il comportamento dei suoi è strano. È tutto, sembra tutto un sogno. Hai questa sensazione quasi onirica mentre leggi il libro che tutto sia un sogno. E in realtà poi c'è una spiegazione molto più razionale, ma io non c'ero minimamente arrivata. È un libro complesso in qualche modo perché fai fatica a capire che cosa stai leggendo e quale sia la realtà dietro a quello che stai leggendo. Credo che sia anche in questo caso, posso dirlo, uno dei libri più particolari, sia come storia, ma proprio anche come viene raccontata, che io abbia letto. L'uomo dei sussurri, questo lo metto qua. L'uomo dei sussurri è un thriller che aveva un potenziale altissimo secondo me, perché crea un'atmosfera che è stupenda, ed è per questo che io non lo boccio in tronco, perché l'atmosfera che crea è davvero inquietante. Però poi la storia non regge. La cosa del thriller che a volte ti fa bocciare un libro, sebbene sia scritto bene, abbia una bella atmosfera, è che nel thriller il movente deve reggere, perché se non regge il movente, poi cade tutto il palco. In questo caso l'atmosfera è bellissima, perché parla di questi bambini scomparsi, ma che prima di essere uccisi e di sparire, dicono di sentire dei sussurri di notte dalla finestra. L'atmosfera quindi che si crea, vi assicuro, è veramente bella, è veramente inquietante, è uno di quei libri che arrivi a divorare, però poi quando tutto ti viene spiegato, il palco crolla, secondo me non regge. Il movente e tutto quello che ti viene spiegato alla fine, dopo lo spannung, non regge. E quando non regge, veramente dici peccato perché il potenziale ce l'aveva. Poi la tredicesima storia, bello, questo lo mettiamo qui. La tredicesima storia è un libro che mi è piaciuto un sacco, voi me l'avevate detto, era nella mia libreria da tanti anni, penso almeno una decina d'anni, quindi veramente da tanto tanto tempo, ho sempre procrastinato. Con questo libro ho in parte adempiuto il mio proposito annuale, quello di leggere almeno un libro che sia da tanti anni nella mia libreria, e la tredicesima storia era lì davvero da tanto tempo, mi sa che era quello più vecchio che ho letto quest'anno. E è un libro che per le atmosfere e per il tipo di narrazione un po' mi ha ricordato la mia cara Kate Morton. Quindi se vi piacciono i libri di Kate Morton, io mi sento assolutamente di consigliarvi anche questo libro. È un romanzo di quelli che ti incantano, ti avvolgono come una calda coperta, ti portano lontano in una storia narrata benissimo che veramente non riesci a mettere giù. Bello, bellissimo, bellissimo. Poi In utero di Morozzi, questo l'ho portato in spiaggia perché volevo vedere la faccia dei miei vicini di ombrellone quando mi avessero visto leggere In utero. E qui posso metterlo su, lo metto qui, carino ma potevo usare di più. Allora, a parte che è un racconto perché è veramente un libricino molto sottile, è il mio primo approccio con Morozzi, non sarà sicuramente anche in questo caso l'ultimo perché ci sono tanti libri di Morozzi che vorrei leggere, ho già Radio Morte in libreria anche lì da tanti anni ormai. E In utero però è un horror, credo sia anche il primo approccio dell'autore a questo genere. È un horror quasi classicheggiante, a me verrebbe da dire. Quindi parla di questo scrittore che in realtà è un ghostwriter fallito che torna, era partito per vivere a Bologna, quindi una città, deve, costretto per mancanza di soldi e di lavoro a tornare nel suo paese d'origine, che è un paese sperduto in mezzo al nulla dove non c'è nulla se non un vecchio bar, un cimitero, un cinema abbandonato. Però qui inizia a succedere qualcosa di strano a casa sua.
E diciamo che poi tutto inizia in una maniera abbastanza normale per prendere poi le sfumature dell'horror più classico nella parte finale. È molto breve, è un racconto lungo più che un romanzo. Bello, però mancava secondo me una spinta in più, ma essendo un racconto probabilmente non puoi avere quella spinta in più, quell'approfondimento e quella narrazione che ovviamente hai nei romanzi. Oh Gesù, sono un ragazzo dell'Avar Bello. Questo lo metto qua. Sono un ragazzo di Elena Varbello, è un libro bellissimo. È un libro che parla di adolescenza, ma che parla anche di famiglia, del modo diverso di affrontare il dolore da parte di diverse persone. In questo caso abbiamo il dolore di una scomparsa, quindi un ragazzo che non c'è più. E le vicende si snodano, ti vengono raccontate con un salto avanti e indietro nel tempo, e ogni capitolo prende riferimento una persona diversa della famiglia, quindi il padre, la madre, le sorelle, e tu vedi piano piano che cosa è successo attraverso i punti di vista di diverse persone e come ognuno di loro abbia affrontato il dolore, fino ad arrivare all'ultimo capitolo che è dedicato proprio al ragazzo e che tu vedi quindi tutto dal suo punto di vista. Sono ragazzi proprio perché è quello che pensano molte persone che si trovano dall'altra parte, quindi i genitori di figli che fanno certe cose e che dicono: ma è solo un ragazzo, è solo un ragazzo, è un libro potentissimo, potentissimo. Ultimo libro, Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. Io con Italo Calvino ho un rapporto conflittuale perché ci sono dei libri che io ho amato, come Fiabe Italiane, che l'ho letto in quinta elementare, è uno dei miei libri preferiti lo conservo veramente con grande affetto in libreria. Il Visconte di Mezzato no, non mi è piaciuto più di tanto, quindi lo metto, cioè mi viene brutto anche giudicarlo così perché comunque è un grande classico e lo giudico, cioè i classici è sempre un po' una cosa, come dire, sì, è vero, è un grande libro, capisco il potenziale, capisco il perché sia amato, che sia un classico, però a me non è piaciuto, quindi io lo metto qui. Però è proprio una cosa mia che non ho avuto feeling con questo libro. Mi ci vorrebbe la sezione non c'è stato feeling, non sei tu, sono io. Ecco, in questo caso non sei tu, sono io. Ragazzi, qui abbiamo tutta davanti agli occhi la panoramica dei libri che ho letto nel 2021. Spero di averli messi tutti, tra l'altro dovrebbero essere 43 se non ho sbagliato, se non mi sono dimenticata qualcosa. Devo dire che è stato comunque un anno positivo perché se voi considerate che comunque fino a qui sono tutti i libri che mi sono piaciuti, alcuni di più, alcuni di meno, i libri che comunque non dico non mi sono piaciuti perché anche Carrisi non è che non mi sia piaciuto, magari però non mi hanno entusiasmato così tanto, sono pochi, insomma. Però comunque anche Carrisi mi è piaciuto, è che ovviamente mi aspettavo di più, anche L'uomo dei sussurri, cioè non sono libri che bocio in toto, a parte gli ultimi quattro che proprio sono stati un grande no. È sempre un bel impatto trovarsi davanti a tutti i libri che hai letto durante l'anno e è incredibile come guardando la copertina ti ricordi, almeno a me succede, mi ricordo dov'ero quando lo leggevo, che stagione era, che profumo c'era nell'aria. Quando vedo in utero mi ricordo il sapore del mare, quando vedo il regno capovolto della primavera, cioè mi ricordo dov'ero, mi ricordo che stagione era. È incredibile la capacità evocativa dei libri. Ragazzi, questo è tutto anche per questo video e con questo video chiudo i video dedicati al 2021, quindi ai libri belli, brutti, libri più venduti, all'analisi dei libri letti, chiudo un po' quello che è stato il 2021. Fatemi sapere se avete letto qualcuno anche voi di questi libri che mi hanno accompagnato quest'anno e se condividete il mio giudizio, se magari l'aveste messo da qualche altra parte. Ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione.